Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua insieme a Elisa. Ciao. Per un video domenicale. La domenica ormai si parla d'altro, si fa altro, per cui ho colto la palla al balzo di diversi suggerimenti da parte vostra di provare questo sito che si chiama Either, che parte da un concetto molto semplice: cosa preferiresti fra? E propone tutta una serie di situazioni, cosa preferiresti fra, e adesso vedrete. Per cui volevamo condividere con voi questa cosa, eventualmente segnalarvi questo sito perché l'abbiamo provato in questi giorni per vedere un po' che tipo di domande ci fossero, per capire se fosse adatto, insomma, a un video sul canale, e di roba divertente effettivamente ce n'è. Per cui io poi chiederò in larga parte a te, mia cara. Per cui, cosa preferiresti? Essere... Ah no, questo avevamo già fatto. Essere un designer o un architetto? Avevamo risposto architetto, perché il designer guadagna meno. Andiamo avanti. Allora, dunque, preferiresti mangiare il Butterfinger o gli Snickers? Che cosa sono? Non ho idea, per cui lo lasciamo agli americani. Preferiresti avere i capelli che toccano per terra o doverti rasare la capoccia ogni mattina? Beh, prima. Tu preferisti... Sì. Beh sì, in effetti. In effetti 50-50. Il mondo è spaccato a metà su questa. Questa domanda. Tra pelati e capelloni. Allora, preferiresti essere bloccato su una oh santo cielo, le parole in italiano non mi vengono. Un burrone. Essere bloccato su un burrone o essere costretto a parlare pubblicamente? La rossa è un pochino meno pericoloso parlare pubblicamente, per quanto possa essere stressante. Perché non è complessato. Eh beh, direi che c'è un 22% di malati mentali. No, a parte scherzi, so che tante persone hanno difficoltà e lo vivono come qualcosa di terribile. Però effettivamente tra la morte potenziale e un attacco di panico, io scelgo sempre l'attacco di panico. Poi, preferiresti vivere a Boston o a New York? Non so come Boston, per cui neanche New York. Neanche però New York. Ha istinto New York. Nuova York. E mi sa che anche il resto del mondo la pensa come noi. Allora, preferiresti aver da mangiare sempre lo stesso pasto per il resto della tua vita? Oppure mangiare ciò che vuoi, tranne una volta al mese dover mangiare un doo-doo sandwich? Scusate, adesso devo capire prima di rispondere che cos'è il doo-doo sandwich. Io ho paura di guardare. Allora, il doo-doo sandwich. Ah, vabbè, ma che cos'ha di particolare? Il doo-doo sandwich è praticamente il panino quello a strati, cioè che ci sono mille panini uno sopra l'altro. Ma io... Se ci mettono dentro roba commestibile... Ma infatti io mi mangio... Io mi sacrifico col doo-doo sandwich una volta al mese. Ma pare di no. Sembra che... Allora, dovremmo approfondire il doo-doo sandwich, perché evidentemente... Mi sa che non abbiamo capito C'è qualcosa di losco. Io ho visto semplicemente le immagini su Google, ma me sa che si cela qualcosa di terribilmente oscuro dietro a questo doo-doo sandwich. Poi... Dunque, se dovessi fare qualcosa ogni mattina... Preferiresti doverti mungere o fare l'uovo? Fare l'uovo nel senso tipo gallina. Ah! Fare l'uovo. fare l'uovo. Qua ci apriamo a un mare di cose bruttissime su cui è meglio non commentare. Preferiresti che la tua pipì avesse l'odore delle patatine del McDonald's, che mi sa che quello tradirebbe un problema serio al fegato, oppure che la tua cacca avesse l'odore di un Burger King Whopper? Fanno schifo entrambi. Io non so cosa sia il Whopper di Burger King, ma le patatine, oddio. Vabbè, le patatine, sì, di hamburger. Però il mondo anche qui mi è spaccato, Allora, preferiresti controllare gli elementi o il tempo? Tempo. Beh. Io non so che problema c'hanno questi del 35%, ma... preferiresti essere coinvolto in un tornado o perderti in un allagamento? Allagamento. Ma io preferisco il tornado, non sapendo nuotare per me è morte certa, per cui... Mi scatta e ti salvo.
Bene, 57 per... non so nuotare, tanto questo forse non lo sapevate. In qualità di quindicenne, preferiresti odiare i tuoi genitori ma stare con loro 24 ore al giorno, o amare i tuoi genitori ma averli entrambi morti di morte terribile? Santo cielo! Dio mio, la prima! Preferirei odiarli ma averli, piuttosto che amarli e perderli. C'è un 33% che... 33% che non ama i genitori. Preferiresti essere il Joker o Bane? Matto o brutto? E malato? Perché c'è quello con tutto il... Bane è... Ah, io scelgo Joker, almeno si diverte. Poi, preferiresti vivere nell'antica Grecia o nell'antica Roma? L'antica Grecia si sa cosa facevano, io mi prendo l'antica Roma. Te lo spiego a telecamere spente. Antica Roma. No, invece l'antica Grecia, culla della, della conoscenza e della cultura, ma anche culla di tante altre cose, visto che si cullavano tutti insieme. Abbiamo dovuto fare un taglio perché sì, poi magari lo vedrete da un'altra parte su Facebook. Lo pubblicherò su Facebook. Su YouTube è meglio evitarle queste cose. Preferiresti essere un centauro o una... Centauro o una sirenetta? Non so neanche l'altro, oddio, no. La sirenetta? Io amo centauri, ma più le sirenette. La sirenetta, allora mi tocca essere un sirenetto anche a me. Il mondo però anche qui mi è spaccato a metà. Allora, beh, preferiresti essere Napoleone o Giulio Cesare? Allora, essere basso come un nano o... con seri problemi di egocentrismo o essere accoltellato a morte? Napoleone, sì. Basso e con problemi, sì. piuttosto che accoltellato. Allora, preferiresti avere un accento britannico o australiano? Forse britannico. Beh, io essendo stato 4 anni a Londra, preferirei quello britannico. Anche quello australiano com'è? È un po' tipo... tedesco? No, è un po' sullo sbiascicato andante, un po' che non si capisce una mazza. Preferiresti giocare un firefight su Halo DST o l'orda di Gears of War? Ma io preferisco l'orda di Gears of War. Sì. Vediamo il mondo preferisce Halo. Bene, poi abbiamo... preferiresti avere un figlio brutto o avere un figlio bello con la pelle blu? Che problemi c'ha quello che ha fatto la domanda? Voglio uno brutto. Cioè, un brutto o un diverso, fondamentalmente? Un brutto. Preferisci quel... infatti. Dai, scemo! Perché la gente... Non lo so, perché la gente ha paura della bruttezza, a quanto pare. Preferiresti ciucciare l'alluce di un obo? Che non so che cosa sia, adesso lo scopriamo cos'è l'obo. Hobo? Obo. Che cos'è l'obo? Vagabondo che adotta in maniera tendenzialmente volontaria uno stile di vita senza tetto. Vabbè. Ah, il pollicione del senza tetto. O essere in una gabbia con un... l'Honey Badger mi pare... Honey Badger è... Forza, no, mamma mia. Alcune parole mi sfuggono ormai. Honey Badger è un tasso. Carino. O essere in una gabbia con un tasso e un leone per 20 secondi. Io mi prendo il leone e il tasso, piuttosto che l'alluce che l'epatite. Piuttosto che l'epatite A, B e C, mi prendo una morte potenziale. Preferiresti essere ricordato come il più grande matematico della storia o come il più grande scrittore della storia? Scrittore, anche perché matematica a me merito non faccia. A me con l'atto non guadagni una lira, per cui non so qual è peggio tra i due. Mi fingo matematico anch'io. E il mondo invece crede ancora nella scrittura. Preferiresti avere funzioni di un motore ma avere i sensi limitati, o avere grandi sensi ma... Scusate. Che ignoranza. Avere funzionalità motorie particolarmente spiccate ma avere i sensi limitati, o avere i sensi particolarmente sviluppati ma essere tipo un infermo? Io mi tengo i sensi limitati e mi muovo come mi pare, potendo scegliere. Se fossi costretto a vivere per il resto della tua vita in un luogo, sceglieresti il Sudafrica o il Kenya? Kenya. Io il Sudafrica, perché è un pochino più... Sì. Da quello che so, un po' più occidentale come paese. Dangote. Vieni con me, bene. Madonna. La gente ci appoggia.
Preferiresti volare come Superman o viaggiare come Spider-Man? Spider-Man. Io avrei detto Superman. Superman vola, Spider-Man è tutto, tutto il giorno è più avventuroso. Due palle alla fine. Allora, per una storia alla quale sei interessato, preferiresti leggere il libro o vedere il film? Film. Il tempo è quello che è, ahimè, scelgo il film. Tutta la vita. E il mondo è ignorante come noi e scegli il film. Beh, preferiresti scoprire il mostro di Loch Ness o scoprire il Sasquatch che è l'uomo delle nevi, se non sbaglio? Ah. Io mi prendo l'uomo delle nevi. Sì, anch'io. Perché il mostro di Loch Ness prevede che io debba nuotare, mi sa, quindi non lo posso fare. Preferiresti essere senza pollici o avere solo i pollici? Quindi o fai così tutto il giorno oppure fai così tutto il giorno. Faccio così. Io preferisco... Ah, no, allora, il discorso è questo. E qui bisogna fare un discorso di concetto. Col pollice opponibile qualcosa ci fai, pure se non c'hai le dita. Pure con solo le dita fai... Sì, tipo bacchetta. In effetti, quattro dita is meglio che one, come diceva la famosa... È meglio che ciù. Ciù, soprattutto. Quindi vuoi avere le quattro dita? Sì, le quattro dita. Senso. E la gente la pensa come te. È sopravvalutato il pollicione. Preferiresti avere la quinta elementare o vivere in un mondo dove tutti quanti hanno solamente la quinta elementare? Beh, quello in cui viviamo adesso. Già viviamo. E infatti. Quello blu. Io infatti mi prenderei. Preferirei essere un idiota in un mondo di grandi menti illuminate, sinceramente. Invece la gente non l'ha capita la domanda, probabilmente. Preferiresti dover uccidere l'animale per mangiare o non mangiare mai più? Allora, così almeno sapete anche come la pensiamo noi. Allora, io sono tendenzialmente un animalista, nel senso... animalista! Esatto. Però non sono un malato di mente, nel senso, se ne va della mia sopravvivenza, mangio. Certo, non farei del male al mio cane per mangiarmelo, ma in un mondo in cui non ci fosse cibo, andrei a caccia. Sì. Magari di animali particolarmente non so, cattivi, così da limitare i rischi per i miei simili, ma andrei a caccia, non mi morirei di fame anch'io. E la gente, mentre il 37% si vuole estinguere. Se dovessi... Forse sono quelli che non hanno quelli che ti dicono che preferiscono che la mamma muoia se deve fare una trasfusione o se bisogna dargli gli antibiotici. Allora se dovessi svegliarti ogni mattina e fare una cosa e subire una cosa, in questo caso quale sceglieresti? Vorresti essere svegliata tutte le mattine insultata da uno sconosciuto o essere presa a schiaffi? Insultata. Ma io preferisco gli insulti, così te posso pure rispondere. A pizza, magari, se quello è più grosso, va a finire che quelli perdo. Quelli che hanno risposto all'altra sono masochisti. De gustibus. Preferiresti usare un touchscreen su tutti i tuoi dispositivi o usare un mouse e una tastiera su tutti? Touchscreen. Immagino tipo di fare la doccia o di caldo, di cucinare. Preferiresti lavorare da McDonald's o da Burger King? Ma tu moriresti in entrambi, visto che sei celiaca. Esatto. Dici Burger King. Sì. Io avrei detto, avrei previsto una cosa tipo una vittoria schiacciante del Mac. Sì. Preferiresti morire assiderato nell'Artico oppure morire bruciato nel deserto? Freddo. Che io sappia è un po' più delicata la morte per ipotermia piuttosto che quella per disidratazione. Preferiresti essere Edward Cullen o Eric Northman? Io in questo momento non mi ricordo né uno né l'altro. Esatto. Cullen, allora vediamo vediamo un po' chi è Edward Cullen. Edward Cullen, così facciamo prima, se no affittiamo dopo domani. Allora, Edward Cullen è quello di Twilight. Intanto il cellulare chiacchiera. Edward Cullen è quello di Twilight. Eric Northman. Immagino sia l'altro. Eric Northman. No, Eric Northman è un personaggio immaginario del ciclo Suki Stackhouse, una serie di nomi. No. Vabbè, quello di coso. Ah, ecco, è quello che... No, vabbè, comunque, tra i due mi prendo lo sfigato di Twilight. Però è una bella lotta. Allora, preferisci essere un supereroe o un super cattivo? Supereroe. Supereroe.
Siamo banali come tutti gli altri. Preferiresti avere il coso per l'occhio o una gamba finta? Il coso per l'occhio. Beh, sì. Decisamente sì. Facciamo l'ultima. Allora, preferiresti dover camminare nuda in un centro commerciale o dover andare a scuola e al lavoro nudo? Nuda. Centro commerciale, mi metterei anche a ride parecchio. Dici? Beh sì, al centro commerciale magari ti puoi spacciare per qualcuno che lo fa di lavoro. Tipo, dura di meno. Ma sì, in effetti. Non hai tutti i torti e la pensano tutti come te, mia cara. Detto ciò, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua. Insomma, il video era un pretesto per mettervi un po' al corrente anche del sito, visto che me l'avete segnalato in tanti, e a noi ci ha fatto ridere parecchio. È un qualcosa che tra amici sicuramente può strapparvi quei 10-15 minuti di divertimento, per cui spero che vi possa far divertire tanto quanto ha divertito noi, e ci auguriamo, insomma, che vi siate divertiti a cazzeggiare un po' con noi, essendo appunto domenica. Detto ciò, niente, ragazzi, noi vi ringraziamo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.